Il Crotone ha vinto 2-0 alla Salernitana, non solo grazie ai gol di Simi, ma anche grazie a un cambio che vi è stato di mentalità. È quello che dicevo io quando, cioè, come la volevo io la squadra, come, con cattiveria, aggressione e qualità. E ci sono state tutte e tre le cose. Hanno iniziato col Palermo alla grande, hanno confermato a Padova e hanno riconfermato anche a Salerno, cioè alla grande, giocare con cattiveria, con aggressione, cioè con mentalità vincente. È la medicina giusta. Speriamo, io ci credo, cioè che Ma lei dove ha visto la partita? io l'ho visto su DAZN lì, non lo so come si chiama, e vado sempre, vado a casa di mia figlia. E quando ha segnato Simi nel primo gol, che ha Sì. fatto? Eravamo soltanto io e mio nipote, che è un ultras del Crotone, che me lo porto sempre dietro. Eravamo in due perché mia figlia con il Stava marito, cucinando. no, sono stati impegnati da altre parti. Ed eravamo io e lui, sembrava uno stadio, due persone sembrava uno stadio. Quindi si è trasformata in un'arena. Sembrava le sue uscite. Quindi la sua uscita si è trasferita a casa Vona. A Casavona, da mio nipote, da mia figlia, insomma, ed è stato esemplare. Cioè, abbiamo avuto quello scatto Di orgoglio. di orgoglio. Io con un po' di difficoltà, perché purtroppo è un po' di tempo che la salute non mi permette di. Dovevo andare anche a Salerno, però per questioni di salute no. Sua moglie ha detto stai a Stai casa. a casa, E a tal proposito, quando lei è tornato a casa, ha fatto ritorno a casa, cosa ha detto a sua moglie? Stava dormendo, no? No, mia moglie mi stava aspettando a braccia aperte, dicendo, hai visto che ce l'hai fatta? E vi siete abbracciati. Eh sì, ci siamo abbracciati per il Crotone e per l'amore che c'è. Tra marito e moglie. Esatto. Aspettiamoci la partita con il Lecce domenica sera, sperando che il vento abbandoni questa città. Esatto, perché questo tempo è proprio, cioè, è il tempo di marzo, pazzarello. Ah sì? Sì. Comunque noi c'è l'importante che non piove, che poi c'è freddo, ci copriamo un po' di più, e io cercherò sempre Quindi di pronti? essere all'attenzione. Mi dispiace perché non lo sto seguendo come una volta il Crotone. Diciamo che a Salerno ci sono rimasti male perché volevano vincere. Sì, loro Il volevano. cavalluccio marino voleva vincere. Sì, De Gregori c'era, chi c'era? L'allenatore, sì. Gregucci. Gregucci. De Gregori fa il cantante. Gregucci che ha sostituito Colantuono. No, no. Cioè, volevo dire un'altra cosa sulla partita di Salerno. Quel Calaiò, cioè, ancora continua a giocare dopo tutte quelle che ha fatto, le marachelle, e non è andato avanti a nessuna parte questo Calaiò, eppure di Palermo, eppure di Palermo, e si è preso due belle uova al tegame. Cercava di aggredire l'avversario, i nostri giocatori, di intimidirli, minacciarli di seguito. E invece no, come ragazzo Tripardelle, come Aglietti, come si chiama? No, non c'è più Aieti. No, quello c'è, cioè, il centrale, insieme a Golomic, Valsenen. Valietti. Valie, ecco, esatto. Ma lei l'ha chiamato Aieti. Non mi ricordavo bene. Comunque, devo dire grazie. State giocando come, cioè, come lo desidero su Raffaele. Il vero Crotone è quello. Si è preso due ovette al tegame, Ci è rimasto male. sia cosa lì, quell'altro che ancora non va in pensione, come si chiama quella mezzala lì?
con i capelli Rosina. Rosina. E loro hanno fatto un bel duetto. Possono chiedere la pensione anticipata, perché sono anziani, non è fatto per loro adesso il calcio. E per finire, come si dice? Fino alla fine, forza Crotone, fino alla fine, forza Crotone, e il cielo è sempre più blu. Okay.